Siamo nuovamente in diretta per parlare, come anticipato, della proposta che è passata alla Camera. La Camera discuterà i primi risultati dell'Italia sono anch'io entro giugno. 200.000 le firme raccolte per due proposte di legge di iniziativa popolare. Lo scopo, la cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia e il diritto di voto alle amministrative. C'è stato un incontro alla Camera, un incontro nella giornata di ieri, presenti il Presidente della Camera Gianfranco Fini, il Presidente dell'ANCI Graziano Del Rio, il Ministro della Cooperazione Internazionale Andrea Riccardi e il Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola. Insomma, una conferenza che si è svolta nell'aula dei gruppi della Camera via Campo Marzio, in cui si sono susseguiti numerosi interventi e che era stata anticipata già da una manifestazione organizzata dal Partito Democratico nella persona dell'onorevole David Sassoli al Parlamento Europeo, il quale ci aveva già annunciato di quando si sarebbe svolta la stessa e delle modalità di svolgimento, ma soprattutto dei contenuti. Insomma, lo scopo è proprio questo: la cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia, il diritto di voto alle amministrative. Ne parliamo proprio con l'onorevole Davide Sassoli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, ben ritrovato su queste frequenze, onorevole. Sì, grazie a voi. Una manifestazione di cui lei è stato promotore e poi questa proposta che è arrivata alla Camera. La Camera ne discuterà a brevissimo, insomma, praticamente quasi tutti concordi, tranne alcune frange del PDL e una parte della Lega Nord. Sì, è stata calendarizzata per la fine di luglio la proposta di legge sullo ius soli, cioè la possibilità della cittadinanza ai figli degli immigrati che nascono in Italia. Si tratta di rimarginare, diciamo, una ferita che riguarda un tratto di ingiustizia che domina nella nostra società. Pensate che i figli degli immigrati nati in Italia, sì, che vanno nelle scuole con i nostri figli, parlano la stessa lingua, anzi magari lo stesso dialetto romanesco, giocano con loro e fino a 18 anni non sono cittadini, quindi per esempio una gita scolastica all'estero loro non sono cittadini Schengen. C'è una discriminazione e una ferita da rimarginare. E poi, perché noi abbiamo bisogno di loro, noi abbiamo bisogno di cittadini innamorati del nostro paese, e quindi mettere nella condizione chi nasce qui di considerarsi di qui, beh, questo naturalmente è un passo davvero importante. Non può essere soltanto l'Italia a farlo, ecco perché abbiamo promosso in Europa una dichiarazione del Parlamento che impegni la Commissione europea a dire ai Paesi membri quali sono gli standard sulla cittadinanza, come può sopravvivere ed essere, diciamo, sempre più forte un'Europa che non ha, che non dà senso in maniera unitaria al sentimento della cittadinanza, certo, al fatto che chi nasce in Europa è cittadino europeo, così come avviene negli Stati Uniti e in altri paesi. Ecco, noi abbiamo bisogno che questa premessa venga precisata, perché sentirsi cittadini vuol dire avere gli stessi diritti, avere gli stessi doveri. Non sentirsi cittadini significa sentirsi ospiti, e naturalmente noi sappiamo che questi ragazzi non sono ospiti, sono i nostri compagni di scuola, di lavoro, e dovranno essere con noi ancora in maniera più forte per consentirci di uscire dalla crisi, riprendere lo sviluppo, fare del nostro paese davvero quello che merita, e questo possiamo farlo insieme, possiamo farlo con loro, quindi c'è anche una nota di fiducia, ma anche di ottimismo, perché la depressione che c'è dobbiamo vincerla anche con un po' di fiducia. Certo, ma d'altro canto nel resto d'Europa le cose non sembra che vadano meglio, per questo lei ci parlava di Europa, perché mi pare che solo in Francia si adotti lo ius soli. Sì, guardi, ci sono tutti i sistemi uno diverso dall'altro. Noi siamo tra i paesi che sono un po' il fanalino di coda, cioè quelli che considerano la cittadinanza dai 18 anni in avanti, come se prima, diciamo, si fosse ospiti dell'Hotel Italia. Invece la stessa cosa vale in Europa, le legislazioni sono una diversa dall'altra, quella che più, diciamo, assomiglia alla proposta di legge che è stata presentata in Parlamento e che noi sosteniamo è quella francese. Però
dobbiamo mettere ordine a tutte queste legislazioni che trattano la stessa materia in modo profondamente diverso. L'Europa ha bisogno di precisare che cos'è essere cittadini europei e chi ha il diritto ad esserlo, perché chi ha il diritto ad esserlo può anche aspirare, diciamo, ad essere protagonista della società in cui vive. Guardate gli Stati Uniti, è un'altra storia, ma anche una grande lezione, no? Il fatto di non sentirsi ospiti, di sentirsi cittadini a tutti gli effetti. Pensate che quando qui un ragazzo a 18 anni che ancora non ha ottenuto la cittadinanza e finisce la scuola, come fa a partecipare a un concorso pubblico dove è richiesta la cittadinanza italiana? Non può fare il poliziotto perché non ha la cittadinanza italiana. Ecco, io credo che tutto questo debba essere, diciamo, archiviato, e questo naturalmente vediamo con fiducia il fatto che a fine luglio il Parlamento finalmente tirerà fuori dal cassetto questa proposta di legge e ne discuterà. Vedremo se ci sarà una maggioranza per rimarginare questa ferita. Ecco, una proposta di legge che tra l'altro è stata firmata da milioni di cittadini, proprio perché i nati in Italia, insomma, sono tutti ugualmente italiani, al di là poi delle posizioni magari anche anacronistiche, no? Di coloro che continuano ad esprimersi in questo senso. Tutti si rendono conto che un ragazzo è nato qui, è come mio figlio, è come suo figlio, è nostro figlio, e metterlo nella condizione di essere un ragazzo che è legato al luogo dove è nato, al paese dove è nato, questo è importantissimo, non possiamo rinunciare a questo. Io penso che questa proposta di legge sia stata votata dai cittadini perché contiene una buona dose di buonsenso. Certo. E non è un fatto ideologico, è un fatto di buonsenso. Mettere tutti nella condizione di partire allo stesso modo, farsi valere ed essere capaci di dimostrare quanto si è innamorati delle proprie città e del proprio paese. Guardi che noi abbiamo bisogno di gente innamorata dell'Italia, anche dell'Europa. Soprattutto in questo periodo. Perché se non siamo innamorati del nostro paese e naturalmente anche della dimensione europea, io penso che sarà molto difficile competere con cinesi, indiani, brasiliani, sudafricani, coreani, giapponesi, che invece sentono fortemente questi sentimenti legittimi e che hanno nella sfida globale un punto di caduta, che è quello che i loro concittadini, e si tratta di grandi masse di uomini e di donne, escano dal sottosviluppo. Ecco perché dobbiamo precisare non solo chi siamo, ma anche le nostre vocazioni per il futuro. Assolutamente. Onorevole, noi come sempre la ringraziamo della sua presenza, della disponibilità. Un buon lavoro, un grosso in bocca al lupo per questo progetto che lei per primo ha iniziato a portare avanti. Bene, chi nasce qui è di qui. Tra l'altro in romanesco si dice molto bene. Sì. Arrivederci, grazie. Grazie, grazie all'onorevole David Sassoli, europarlamentare del Partito Democratico.